Piacere presentarvi il professor Catalin Lefter dell'Università di Iași in Romania, che terrà un seminario dal titolo Stabilizzazione e feedback di equazioni della fluidodinamica. Prima volevo ringraziare al professor Antonio Gaudiero di avermi invitato a fare questa a presentare questo lavoro e voglio ringraziare pure al Dipartimento. Il Dipartimento di Automatica e Matematica Industriale per avermi accolto a presentare quello che vedete qua. Quindi oggi parlerò della stabilizzazione delle equazioni che modellizzano la dinamica, alcune equazioni che modellizzano la dinamica dei fluidi e penso alle equazioni di Navier-Stokes e alle equazioni di magneto-idrodinamica. E quello che sto dimostrando qua è la possibilità di stabilizzare queste equazioni, quindi di prendere uno stato stazionario e di trovare un controllo di tipo feedback tale che l'equazione diventa stabile vicino a questo stato stazionario. I tipi di controllo che si considerano in questo lavoro quindi i controlli che noi consideriamo sono controlli che sono distribuiti in sottodomini del dominio dove il fluido si muove sia controlli, ma consideriamo anche i controlli sulla frontiera, però in questo caso si dimostra che il metodo, non dico che il risultato non sia vero, però il metodo non funziona più per colpa del fatto che gli operatori che c'entrano non sono più locali. Apparentemente le equazioni sono equazioni derivate parziali, però c'è stato un termine della pressione che fa tale che l'operatore che esce fuori non è più locale, non dipende solo dal valore intorno a un punto. E vedremo questo fatto un po' più tardi. Quindi prima penso di presentare i risultati e il metodo che si applica e alla fine spiegherò un po' di più quali sono le idee da utilizzare quando uno si prende controlli localizzati in sottodomini. Sono tecniche che sono collegate alle disuguaglianze di Karlemann e vedremo cosa significa esattamente. Quindi vediamo prima le equazioni che noi consideriamo. Prima, vediamo qua equazioni di Navier-Stokes. La prima equazione il campo delle velocità di un fluido che non è compressibile. Questo si vede dalla seconda equazione che dice che la divergenza di Y è uguale a zero. Quindi nella prima equazione si vede quella P è la pressione, il gradiente, quello non esce. Quel gradiente di P è praticamente un moltiplicatore di Lagrange che esce fuori dal fatto che noi consideriamo la divergenza nulla del campo di velocità. F è un campo esterno di forze che agisce sul fluido e chi omega U è il controllo, chi omega è la funzione che vale 0 fuori il piccolo omega e 1 su omega, e quindi il controllo è localizzato nel dominio piccolo omega, nel sottodominio piccolo omega di omega. Le condizioni al contorno che noi consideriamo qua sono condizioni di tipo Navier, però questo non è tanto importante in questo momento. Devo dire che le condizioni che si considerano sono sia di tipo Navier, quindi significa che il fluido scivola sulla frontiera e scivola secondo la curvatura della frontiera, secondo una relazione di questo tipo, quindi la velocità alla frontiera dipende
da questo, sia si può considerare una condizione di tipo Dirichlet, quindi y uguale a 0, che dice che il liquido non scivola sulla frontiera. Comunque in questo momento consideriamo questo, poi lì U è il controllo, il coefficiente nu è la viscosità kinematica del fluido, gamma è una funzione che dipende da questa curvatura. Siamo in dimensione 2, attenzione, siamo in dimensione 2, quindi c'è un fluido che si muove in un cilindro e quindi tutto si passa in dimensione 2, ma anche in dimensione 3 possiamo... prima ho dimenticato a dire i primi risultati di questo... quindi ci sono tanti risultati sui problemi dove si considerano controlli di questo tipo. I primi risultati di controllabilità, quindi partiamo da uno stato iniziale, vogliamo andare a uno stato finale che è stato precisato, sono ottenuti da Immanuilov e Fursikov negli anni 90, diciamo, quindi loro sono riusciti a... Immanuilov penso è riuscito di dimostrare che ci sta controllabilità esatta, però si deve fare attenzione per le equazioni paraboliche non si può raggiungere qualsiasi stato, ma uno stato diciamo già verifica un'equazione. Le equazioni paraboliche hanno la proprietà di regolarizzare dati iniziali, quindi non si può aspettare a qualsiasi risultato finale. Comunque, più tardi sono apparsi lavori sulla controllabilità delle equazioni di Navier-Stokes. Molto più difficile qua, i risultati di Immanuilov, Fursikov, Puel e anche Barbu dall'Università di Iași, che hanno ottenuto risultati di controllabilità, vedremo dopo perché è più complicato per le equazioni di Navier-Stokes. Poi i lavori di professor Barbu, Irena Siesca, Roberto Trigiani sulla stabilizzabilità delle equazioni, cioè non vogliamo controllare ma vogliamo stabilizzare in modo esponenziale, cioè non otteniamo una controllabilità esatta in tempo t, ma la stabilità. Quindi questo era, e voglio dire che loro hanno ottenuto per le equazioni di Navier-Stokes con controlli, con dati a bordo di tipo Dirichlet in dimensione 3, e i risultati che ho ottenuto sono soprattutto sulle equazioni della magneto-idrodinamica. Le tecniche sono, cioè, l'idea grande diciamo che è molto simile, poi ci sono differenze a livello di alcune tecniche che si devono cambiare, oppure ho dovuto cambiare per riuscire a ottenere i risultati. Quindi vediamo un altro, quindi qua vediamo l'equazione di Navier-Stokes con un controllo che entra sulla frontiera, ci sta il rotor di Y più gamma Y per il vettore tangente uguale a U. Questo esempio l'ho preso soprattutto per vedere che le cose non vanno tanto bene, è più facile a metterci una formulazione variazionale di queste equazioni con dati a bordo di tipo Neumann, che praticamente sono dati a bordo di tipo Neumann, si mettono condizioni sulla derivata di U e quindi la formulazione variazionale è più facile. Vogliamo vedere che le cose non vanno tanto bene dal punto di vista della tecnica che siamo in grado di utilizzare. E adesso vediamo qua equazioni della magneto-idrodinamica, Y è il campo delle velocità, B è il campo magnetico, e la prima equazione è praticamente un'equazione di Navier-Stokes,
La seconda è un'equazione tipo Maxwell, e ci sono le forze che entrano, vedete lì, gradienti di un mezzo b quadrato più pi. Lì ci sta anche la forza di Lorentz che entra, meno b gradiente. Allora, risultati di controllabilità per questa equazione sono ottenuti da dai professori Katalin Popa e Todor Havrnanu dall'Università di Iași. Però voglio dire una cosa su questa equazione: i due campi sono a divergenza nulla, quindi in prima, la prima equazione, la prima, ci sta la pressione che ha un significato fisico. La seconda non ci sta significato fisico per una pressione nel campo magnetico. Quindi a destra non si può considerare qualsiasi, non possiamo mettere un controllo che è localizzato su un sottodominio, perché questo non è a divergenza nulla su tutto il dominio. Quando ci sta una funzione non abbiamo divergenza nulla, e quindi il controllo è localizzato, però agisce sull'equazione tramite questo progettore di Leray, che è il progettore sullo spazio di divergenza nulla delle funzioni integrabili o quadrato integrabile. E vedremo che non si può aspettare a un controllo veramente localizzato. Si può formulare un problema di controllo di questo tipo, ma si deve cambiare la forma del controllo per essere localizzato e di divergenza nulla. Allora, condizioni a bordo: qua sono prese y uguale a 0, chiaro b per la normale uguale a 0, rotor di b prodotto vettoriale con n uguale a 0, che è una condizione naturale per la seconda. È molto interessante quindi questa equazione, perché sempre se mettiamo a destra qualcosa di divergenza nulla, poi questo operatore rotor b non ci butta fuori dallo spazio H, lo spazio da divergenza nulla. Vediamo adesso quali sono i problemi che i risultati. Allora, vediamo prima, discutiamo tutti i problemi insieme. Prima, equazione di Navier-Stokes con controlli interni. Si considera una soluzione stazionaria, y barato, da uno spazio, una regolarità scritta lì, e la regolarità vedremo a cosa serve. Serve a due cose: prima a ottenere un operatore che ci sta definendo un semigruppo analitico, e poi ci serve anche all'unica continuazione che la discuteremo più tardi. Quindi l'equazione prende questa forma: A è il progettore di Leray P per delta, per meno delta. Quindi l'equazione numero 5 è scritta in modo astratto in questo modo. Allora, l'idea è così: prima di stabilizzare l'equazione linearizzata e poi di trovare un controllo feedback a base di questo, del controllo che stabilizza l'equazione lineare, e questo controllo feedback ci deve stabilizzare l'equazione non lineare. Quindi vediamo. Quindi ricordiamo che per l'equazione di Navier-Stokes consideriamo il caso bidimensionale, e il fatto di considerare il caso bidimensionale ci aiuta prima a capire i campi a divergenza nulla meglio,
perché un campo a divergenza nulla è definito dalla funzione di stream function, funzione di corrente, diciamo, e quindi a volte si può ridurre l'equazione di Navier-Stokes a un'equazione parabolica applicando l'operatore rotor, curl, che fa sparire il termine della pressione. Però quando si fa questo si perdono le condizioni a bordo, e poi non solo, vabbè, quando si considerano condizioni tipo Navier, sleep boundary conditions, queste condizioni non si perdono, non è molto grave, però quando si considerano di tipo Dirichlet, allora le cose sono più difficili. E poi si deve fare attenzione al controllo, al termine di controllo. Sempre quando si applica l'operatore rotor, si deve fare attenzione a non ottenere distribuzioni distribuite sul bordo di piccolo. E quindi questo, per esempio, ho pensato a questa cosa definendo l'operatore di controllo in questo modo. Cioè, teta definisce il campo, definisce la funzione di corrente, così, del controllo. E quindi il controllo sarà invece sarà V delta teta uguale a V meno la media di V su omega, con una condizione di tipo Neumann sulla frontiera di omega. In questo caso, quando si prende il controllo così, non abbiamo paura che l'operatore rotor ci fa apparire delle distribuzioni a bordo. Quindi questo è il nostro operatore di controllo per le equazioni di Navier-Stokes. Allora, è scritto così, equazione numero 7, sistema, è scritto così, sistema linearizzato, e poi il sistema non lineare è scritto in modo astratto, così, con la... Allora, il problema di stabilizzare, voglio dire, questo lo spiegherò alla lavagna dopo, il fatto di stabilizzare l'equazione è collegato all'unica continuazione, la proprietà di unica continuazione per l'equazione aggiunta. Si prende l'equazione aggiunta e si dimostra che se abbiamo una proprietà di unica continuazione, allora ci sta la stabilità. Però si deve fare un po' attenzione nel caso di dimensioni infinite su queste cose. Allora vediamo qual è il primo risultato. Il primo risultato ci dice che l'operatore meno genera un semigruppo analitico con risolventa compatta, e il sistema lineare è approssimativamente controllabile in ogni tempo. Quindi se fissiamo il tempo t, grande T, possiamo trovare un controllo che ci porta in qualsiasi vicinanza del dato di zero. In zero facciamo la distribuzione, perché abbiamo linearizzato. E poi esiste uno spazio di dimensione finita, nello spazio dei controlli, che è L2 di omega, e un operatore K che è definito su H, ricordo che è lo spazio dove sta il campo delle velocità, il greco, ha valori nello spazio dei controlli tali che l'operatore meno A più B K genera un semigruppo di tipo negativo, cioè verifica una stima esponenziale di questo tipo. E poi vediamo come si fa, come si ottiene un tale risultato. Quindi possiamo stabilizzare l'equazione lineare in modo esponenziale. Allora, i risultati. Allora, per il sistema non lineare, e poi vediamo come si trova il feedback che stabilizza il sistema non lineare, è che il sistema non lineare si stabilizza però
non in H, non in qualsiasi spazio come nel caso lineare, quindi il fatto di essere parabolico lo stabilizza in qualsiasi spazio, ha la proprietà di regolarizzare la soluzione, quindi si stabilizza in qualsiasi norma. Qua l'equazione viene stabilizzata, però in uno spazio che è di tipo H1 in dimensione 2, e il dominio di A a un mezzo e quindi di tipo H, e si ottiene un risultato locale, attenzione, locale, solo intorno allo stato stazionario di quindi il risultato è solo locale, non si può aspettare da... Allora, vediamo prendiamo adesso una VSTOXX con controllo a frontiera. Con controllo a frontiera, la formulazione variazionale viene trovata nello spazio duale di V. V è lo spazio H1 con divergenza nulla e condizione aborto. Allora, vabbè, ci sta una formulazione, ci sta un operatore che va da L2 della frontiera in V' e che è scritto lì, B di Z uguale all'integrale sulla frontiera di gamma U e la componente tangenziale di Z. E troviamo la stessa formulazione, la stessa forma astratta, però con questi operatori che sono scritti in V' e B. Definito così. Allora, cosa esce da qua? Esce una proprietà che alla fine questa è la proprietà 11 che ho detto che è equivalente alla controllabilità approssimativa dell'equazione, e questa l'equazione aggiunta è z' più a aggiunto di az uguale a 0 e supponiamo che Z è una soluzione così in omega per 0t e se B sta Z uguale a 0 per ogni t in 0t implica che Z deve essere uguale a 0. Vediamo. E allora nel caso del controllo distribuito in un sottodominio significa così, che se la soluzione di un'equazione parabolica omogenea è 0 su un sottodominio è 0 dappertutto. Qua alla fine esce qualcosa di diverso fuori, nel senso che se la soluzione dell'equazione di Stokes linearizzata o come si chiama OSI, si chiama a volte, Stokes più un termine di primo ordine, se questa soluzione è uguale a 0 sulla frontiera e la derivata normale è uguale a 0 sulla frontiera implica che è uguale a 0. È strano il fatto che nel caso parabolico questo è vero anche per l'equazione parabolica esce 0, si può, però nel caso di una VSTOXX questo non è più vero e possiamo costruirci un esempio di questo, e questo è per colpa della pressione per colpa del fatto che l'operatore di Le Rey non è più locale. Sì, l'operatore. Allora, per l'equazione di Magneto idrodinamica si può scrivere una formulazione astratta dello stesso tipo. Con operatori A1, A2, ce lo scriviamo in modo vettoriale, diciamo A1, A2 che è lo stesso A1 come A dal primo caso e A2 che è rotor rotor che rotor rotor significa invece meno delta più gradiente di divergenza se lo facciamo un piccolo calcolo, ma quindi se si lavora sullo spazio di funzione a divergenza nulla è lo stesso meno delta, però quando si fanno i calcoli è meglio di scrivere rotor-rotor perché quando si prende l'aggiunto vedremo che l'aggiunto non fa apparire una pressione teorica nelle equazioni di B, l'equazione di aggiunta per
per le equazioni che contiene il campo magnetico. Allora, i risultati sono più o meno dello stesso tipo per l'equazione linearizzata, quindi è lo stesso, non discutiamo più, vediamo un po' per le equazioni iniziali, per il sistema iniziale, è in dimensione 3, cambia, qui cambia lo spazio, cioè lo spazio A, il dominio di A ha un quarto, che è di tipo H1 su 2, H1 e mezzo, dove si stabilizza. E poi vediamo l'idea della dimostrazione, poi passo un po' all'avanti. Quindi l'idea ho fatto per le equazioni di magneto idrodinamica, cioè si separa, l'idea è di separare lo spettro di A, e quindi abbiamo, siccome A meno A genera un semigruppo analitico e con risolvente compatta, solo una parte finita dello spettro è negativo, e una parte, dipende come prendiamo, è negativo e l'altra no, una parte finita è positiva e una parte infinita è negativa, di meno A, diciamo. E quindi quando si fa la proiezione dell'equazione sui due spazi, quindi lo spazio intero si scrive come somma diretta di due spazi chiusi che sono invarianti allo semigruppo generato da A, un'equazione quando si progetta non è stabile, l'altra è stabile, però quando si progetta, diciamo H1 è lo spazio instabile, H2 è lo spazio stabile. Quando si progetta l'equazione, quindi si vede lì l'equazione 26, si progetta l'equazione controllata. Questa equazione controllata si dimostra che questa equazione è controllabile. In dimensione finita, qualsiasi equazione lineare che è controllabile può essere stabilizzata con qualsiasi esponente negativo, è completamente stabilizzabile, si dice. E quindi cosa si fa? Si stabilizza, si prende un controllo feedback che stabilizza solo la parte finita, di dimensione finita, d'accordo? E si dimostra che quel controllo feedback stabilizza tutto il sistema lineare. Quindi una delle differenze tra questo lavoro e i lavori di Barbu, Trigiani e la stessa è che loro considerano questo problema di controllabilità tramite una condizione di Kalman di controllabilità, e la proprietà di unica continuazione viene dimostrata per sistemi ellittici, mentre qui la prova dell'unica continuazione che ci aiuta a dimostrare che il sistema 26 è controllabile viene trovata tramite la dimostrazione che i Manuvilov e Fursikov hanno fatto per la controllabilità, però ho localizzato l'argomento per ottenere un'unica continuazione per sistemi di equazioni paraboliche. Voglio dire che è chiaro che, allora, penso che passerò all'avanti, quindi alla fine penso che ho detto più o meno, vediamo tutti trasparenti, poi passo all'avanti. Quindi si ottiene che anche l'equazione 28, Z2A, si stabilizza comunque, e poi si prende, vediamo, Z1W, dove è scritto, un attimo, no, diciamo che questa è una parte della dimostrazione che dice che prima
che la prima equazione si stabilizza a 29, c'è un K1 che è il feedback che stabilizza la prima equazione, e poi K è praticamente lo stesso e si dimostra utilizzando la formula delle variazioni costanti che anche Z2 si stabilizza, si ottiene la stabilità di tutto il sistema. E alla fine, quindi si ottiene che Z2 verifica una condizione dello stesso tipo. Allora, per il sistema non lineare, c'ho ancora 10 minuti, per il sistema non lineare, per considerare per trovare il feedback che stabilizza l'equazione si considera l'integrale da 0 a infinito, questa integrale che invece fa pensare, ecco, e quello è praticamente che si fa nei lavori di Barbula e Scattrigiani, di considerare un problema di controllo a orizzonte infinito, un funzionale di costo quadratico. Questo fa uscire fuori un'equazione di tipo Riccati algebrica, e la soluzione di quell'equazione di Riccati algebrica stabilizza l'equazione, sia l'equazione lineare che l'equazione non lineare. Però qua mi sono trovato alla fine che non è importante di prendere un problema di controllo a orizzonte infinito, ma anche di considerare questa integrale, che è praticamente una parte di una funzionale di costo, di un funzionale di costo, e che verifica alla fine una forma quadratica, e questa è data da un operatore R. Quindi qualsiasi forma quadratica alla fine si può scrivere come R di ZZ, e questo R ha un dominio, e questa H di Z è equivalente alla norma di A un quarto di Z al quadrato, e verifica, quindi R che definisce la forma quadratica scritta su, definisce, verifica un'equazione di Lyapunov, l'analogo dell'equazione di Riccati, l'analogo dell'equazione di Lyapunov, scritta lì, equazione 32 Z per A di Z uguale a un mezzo di A 3 quarti Z al quadrato. E quindi adesso tutto quello che segue è di moltiplicare, le cose sono un po' più delicate, moltiplicare. In principio moltiplicare con RZ, integrare l'equazione 33, però qua si deve fare attenzione al fatto che le soluzioni che si ottengono per la magneto idrodinamica per navi e Stokes in dimensione 3 sono, se vogliamo, soluzioni globali, sono soluzioni deboli, e quindi si deve fare attenzione che non è veramente si deve approssimare l'equazione e poi stabilizzare l'equazione approssimativa, e poi passare al limite e dimostrare che esiste una soluzione che è stabile. Questo è il risultato in dimensione 3. Una soluzione è stabile. Non sappiamo tutte le soluzioni, non conosciamo. Allora, solo due parole su lo faccio, grazie. Quindi noi abbiamo considerato un'equazione di questo tipo, scritta in modo astratto. Quindi, se vogliamo dimostrare la controllabilità esatta, significa che per ogni in tempo t si
significa che questo che significa? Che esiste U da L2 di 0 T nello spazio dei controlli, tale che la soluzione Y U di T uguale a 0. Dato Y 0 dello spazio dove è definita questa equazione, proviamo questa significa controllabilità esatta. E per questo abbiamo bisogno di considerare l'equazione aggiunta e la controllabilità esatta equivalente a una disuguaglianza di osservabilità di questo tipo, d'accordo? Mentre la controllabilità approssimativa, approssimativa, cioè non è zero, però possiamo arrivare vicino a zero, è equivalente con l'unica continuazione di vista P uguale a zero, implica P uguale a zero. Questa è la proprietà che è più debole di questa, questa è più forte. Cosa avviene? Quindi sono due proprietà che noi abbiamo utilizzato solo questa proprietà per stabilizzare. Per ben capire cosa significa nel caso in cui noi consideriamo B U uguale, significa, pensiamo all'equazione di un'equazione parabolica, per esempio PT YT meno delta Y uguale a 0. Allora, la prima proprietà, chiamiamola 1, la prima significa 1, si scrive così, P di 0, no, la scriviamo prima l'equazione aggiunta, PT più delta P uguale a 0, attenzione, questa non è definita in tempo negativo, per T minore di T, quindi se si vuole risolvere un problema tipo Cissis, si dice che è P di grande T, no? P è P di 0. Allora, vogliamo P di 0 d'accordo? Quindi e questo si dimostra, che okay, quello che fanno i Manuvilov e Fursikov sulle disuguaglianze, di dimostrare qualcosa un po' diverso, dimostrano che integrale su omega, di integrale da 0 a t, integrale su omega di p al quadrato, moltiplicato con un peso di tipo esponenziale, questo di x di t, minore di un c integrale da 0 a t integrale su omega p al quadrato moltiplicato per un peso, non lo scrivo che non è importante, l'importante è che è un peso che va in modo esponenziale a 0 in 0 e t di x e di t, d'accordo? Queste sono le disuguaglianze di tipo Carleman che ne entrano nei problemi di controllo, di controllabilità di controllo. Allora, questa condizione significa quello che ho detto prima, che se P, avrei dovuto scrivere Z, beh, P era la pressione, però pensiamo a un P aggiunto, e se P uguale a 0 su omega, piccolo omega, per 0 T, allora P uguale a 0 dappertutto. Questa è la... Allora, vogliamo chiudere con una cosa, quando si parla delle equazioni di Navier-Stokes, prendiamola così, più y, qua si dovrebbe scrivere un y
equazione linearizzata di Navier-Stokes, d'accordo? Y nabla y bar più y bar nabla y, chiamiamola così, più gradiente di P uguale a 0. L'equazione aggiunta, ma dimentichiamo un po' questi per capire la difficoltà. La difficoltà è così, che se si prende l'equazione aggiunta PT, supponiamo y bar uguale a 0, per capire. Equazione aggiunta si scrive ZT più delta Z più un gradiente di Rho uguale a 0. E quindi quando si fanno tutti i calcoli, supponiamo che i dati a bordo sono di tipo Dirichlet e divergenza di Z uguale a 0, quindi questa è la frontiera, questo è su omega per 0t. D'accordo? E quando si vogliono ottenere disuguaglianze di tipo Karneman, si deve fare attenzione a questo termine, che praticamente quello che esce fuori un sistema, quando si applica qua la divergenza, per esempio, la divergenza delta rho uguale a 0, in questo caso omogeneo. Quindi si deve prendere un sistema delle due equazioni. Il problema per il quale è più difficile di ottenere disuguaglianze di tipo Karneman è che per rho, che verifica un'equazione parabolica, non abbiamo più dati al bordo. Non abbiamo più dati al bordo. La pressione non si sa cos'è al bordo. La pressione al bordo è definita da tutto y su z su omega. Quindi non possiamo... E da qui tutte le difficoltà. E quello che volevo, qui chiudo, è che nel caso in cui noi consideriamo controllo sulla frontiera di Navier-Stokes, sulla frontiera con dati, con condizioni al contorno di tipo Navier, condizioni, allora si arriva a qualcosa di questo tipo. Prendiamo questa equazione e l'unica continuazione che qua, l'unica continuazione in questo tipo, qua avrei dovuto scrivere T omega. Sì. Allora, dimentichiamo un po' questo. E quando il controllo, e consideriamo solo l'equazione 2, e ci chiediamo, chiediamo se Z uguale a 0 e dz di n uguale a 0 sulla frontiera risulta che z è 0. Se non fosse questa pressione, tutto andrebbe bene, perché si può estendere con 0 fuori omega e significa alla fine ci sta un'equazione parabolica anche nel dominio più grande, che è 0 su un sottodominio. Ma qua, se cosa significa questa? Prendiamo così z uguale a meno phi 2 phi 1, la funzione di corrente, stream function. E allora questo significa, quando si applica, prendiamo l'equazione stazionaria, quindi delta z più gradiente, voglio costruire un contro esempio, delta z più gradiente di rho uguale a 0, si applica il rotor un po', d'accordo? Rotor di z è uguale a delta phi, e quello che esce fuori è che delta phi uguale a 0. Se si prende phi, allora cosa significa questa condizione? Voglio il gradiente di phi uguale a 0. E quando si prende dz di n, prendiamo in quale dominio? Prendiamo in questo dominio. X2 maggiore di 0, questo. Z di n uguale a dz di x con 2, e quando si prende phi 1
Allora chi è? Fi 2, 2 uguale a 0, fi 1, 1 uguale a 0. Queste sono le condizioni, il gradiente e delta delta e basta, implica che fi, che il gradiente di fi uguale a 0, e basta prendere fi sempre Villaplaciano di fi uguale a 0, gradiente uguale x2 uguale a 0, la seconda derivata uguale a 0. Quindi ecco un esempio che dimostra che l'unica continuazione per l'equazione di Stokes aggiunta non è la stessa cosa che l'unica continuazione per l'equazione parabolica. Però se si considera, per esempio, a dire che se z uguale a 0 su un sottodominio, allora implica che z uguale a 0 dappertutto, è molto più forte. Nel caso parabolico sono uguali, sia alla frontiera che all'interno. Nel caso di Stokes le cose non sono così. E quindi più o meno questi sono i risultati. Io vi ringrazio molto per il tempo che avete ascoltato.